Allora, noi rientriamo con i nostri affari sporchi, nostri perché quando andiamo a buttare l'immondizia, più che mai ci rendiamo conto dalle notizie che arrivano, che sia la terra dei fuochi, la discarica di Malagrotta o tutto quello che appunto ne esce fuori, ci accorgiamo che molto spesso purtroppo di affari sporchi si tratti. Chiaramente l'ultima parola la deve mettere la magistratura. Ringrazio e saluto tutti i nostri ospiti, Massimiliano Iervolino, Direzione Nazionale Radicali Italiani. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Con noi l'onorevole Filiberto Zaratti di SEL, già Buonasera. assessore all'ambiente nella giunta Marrazzo. Sveva Belviso è il capogruppo del nuovo centrodestra, Consiglio Comunale di Roma, vice sindaco sotto Gianni Alemanno, Alemanno, con il buongiorno. sindaco Alemanno. E poi, come sempre, abbiamo bisogno dell'aiuto di Lega Ambiente, che con i comuni ricicloni ha fatto insomma tutta una filosofia, ha aperto una filosofia nuova nel nostro paese. Con noi Stefano Ciafani, vicepresidente di Lega Ambiente. Ma soprattutto, Buonasera. poiché oggi è il giorno dell'interrogatorio di Cerroni, gli interrogatori sono terminati, ma dalla Procura di Roma, intanto per tutto il giorno ci ha riferito Chiara Cerqueti, la ringrazio perché ci racconta come sia andata questa giornata. Buon pomeriggio Paola, a te e ai tuoi ospiti. L'interrogatorio di garanzia dell'avvocato e imprenditore Manlio Cerroni è terminato pochi istanti fa, così come il suo avvocato Bruno Assumma aveva annunciato. Cerroni ha risposto, se non a tutte, quantomeno ad una parte delle domande del giudice Massimo Battisti. Speriamo insomma di parlare tra poco con i legali dell'imprenditore in modo tale da sapere meglio i contenuti di questo faccia a faccia. Intanto Paola, la mattinata era iniziata con un altro interrogatorio di un personaggio eccellente in questa inchiesta. Alle 11 di fronte al GIP si è presentato il due volte governatore della regione Lazio Bruno Landi, uomo di fiducia da sempre dell'avvocato Cerroni, avvocato anche lui parlamentare, considerato in qualche maniera dagli inquirenti la testa di ponte tra il pubblico e il privato, tra il gruppo Cerroni e la politica regionale e nazionale. Sono quattro, Paola, i filoni di inchiesta: la truffa del CDR, l'inceneritore di Albano Laziale, poi l'invaso di Monti dell'Ortaccio che Cerroni stava preparando per soppiantare la mega discarica di Malagrotta che avrebbe dovuto chiudere, e poi le presunte manovre effettuate per cercare di eliminare in tutte le maniere la concorrenza qualsiasi imprenditore avesse voluto occuparsi di rifiuti a Roma e nel Lazio. Intanto, Paola, continuano ad emergere dalle carte i metodi e le maniere, ovviamente presunti, del sistema Cerroni per cercare in qualche maniera di fermare tutti coloro che si opponevano, che non volevano in qualche maniera sostenere le ambizioni del gruppo imprenditoriale. Fonti giudiziarie ci hanno parlato di una forma, di una sorta, questo credo possa essere uno spunto di discussione, una forma di corruzione per funzione. In buona sostanza, tu sei così potente, così influente da mettere gli uomini giusti nei posti chiave, e questo chiaramente, ecco, Paola, spesso e volentieri dà dei risultati più grandi delle Chiara. tradizionali mazzette. A proposito di questo, quel documento, quel faldone, quella raccolta di fascicoli che è scomparsa, ma diversamente, non fosse scomparsa, avrebbe portato prima all'arresto per Cerioni, perché oggi anche questo leggiamo sui giornali. A proposito di Sì, Paola. presenze all'interno di corridoi evidentemente non troppo controllati, scrivono anche che forse i soldi non sono tanti, le telecamere a circuito chiuso non sono neanche tante, però insomma fa sparire un faldone di quella portata. Singolare. Assolutamente sì, Paola, è chiaramente un'ombra pesante questa su tutta la vicenda, perché proprio a luglio scorso dall'ufficio del GIP Battisti, dall'armadio del GIP, e quindi chi l'ha rubato aveva certamente le chiavi, è sparito questo faldone che è molto molto grosso. Ti dico soltanto che una sola relazione della Guardia di Finanza è fatta di 1200 pagine. Naturalmente gli investigatori ritengono che a sottrarre quelle carte sia stato qualcuno interno a Piazzale Clodio e comunque vicino al gruppo Cerroni, ma andrà accertato, Paola, naturalmente. Allora, tutto questo andrà accertato. Intanto grazie alla nostra Chiara Cerqueti, buon lavoro, il lavoro è tantissimo, stiamo anche aggiustando, ecco, grazie Andrea, il microfono a Sveva Belviso. Allora, parlando da vice sindaco di Roma, tutto questo era sconosciuto? Tutta questa mala gestione di Malagrotta, purtroppo omen nomen, insomma, non aveva. Parliamo poi di problemi che Sì, riguardano sì, tutta sì, l'Italia, sì, però sì, nel sì. caso di Roma
Si sapeva? Guardi, io sono stata 5 anni assessore con una delega specifica che sono state le politiche sociali, certo, e nell'ultimo anno vice sindaco. Beh, tutto quello che sta emergendo certamente era sconosciuto, se no in qualche modo sarebbe iniziato prima tutto ciò. Certo è che l'amministrazione Alemanno negli ultimi anni aveva dato l'input all'aumento e all'inizio sostanzialmente della raccolta differenziata a Roma, proprio perché noi abbiamo trovato una cosa che riguardava 33.000 cittadini, quindi la raccolta differenziata al 17%, proprio nell'obiettivo di chiudere la gestione di Malagrotta. Ma non perché ci fosse tutto ciò che oggi emerge sui giornali, perché noi abbiamo avuto modo come voi di leggerlo adesso, ma proprio perché era una gestione che comunque non poteva andare avanti per una città come Roma, no? La discarica comunque la discarica più grande del mondo, insomma le situazioni di estremo disagio per i cittadini. Sì. Poi guardi, per quello che riguarda, io personalmente ho visto il viso di Cerroni sui giornali, non ho alcun tipo di rapporto personale, quindi non abbiamo, siamo per carità garantisti sempre e comunque, ma abbiamo interesse che la magistratura faccia tutto ciò che deve e tutto ciò che però può. Però di fatto i truffati sono sempre purtroppo vengano, i cittadini che pagano certamente le tasse per questo, lo ricordiamo. Massimiliano Iervolino. Ma queste cose si sapevano, anche perché la politica... Lei dice, se le sapevamo noi radicali, ma come facevano a non saperle? Le sapevano tutti, il potere di Cerroni, che era immenso, lo sapevano tutti. Sulla questione giudiziaria non entro nel merito, perché la magistratura deve fare il suo percorso. Ma ora stiamo parlando delle questioni giudiziarie, però fammi finire. No, perché dire lo sapevano, la mia domanda era la gestione giudiziaria. Sapevano tutti che Manlio Cerroni era, ed è, un monopolista che ha approfittato della vacanza della politica e ha approfittato di quello che la politica sul ciclo dei rifiuti non ha fatto almeno negli ultimi 20 anni. La interrompo solo per un attimo, il nostro Vittorio Eboli ci dà questa notizia, il FTSE MIB della Borsa di Milano rivede la soglia dei 20.000 punti più 1.4, il listino non viaggiava a questi livelli da inizio luglio del 2011, questa è la notizia che ci manda in questo momento il nostro Vittorio Eboli dalla Borsa di Milano. Aperta e chiusa parentesi, questo sicuramente sarà tema non solo nel telegiornale ma con Alessandro Marenzi all'interno di Sky TG24 Economia. Le faccio un esempio, uno dei grandi problemi di questo paese è che per far finire un monopolio o dei poteri su alcune specifiche competenze di regioni, comuni e nazioni deve arrivare sempre la magistratura, quando invece le regioni hanno tutti gli strumenti per controllare che le cose vengano fatte nel rispetto delle leggi. Quindi lei non crede in al politico casi, che dice no, io questi non lo sapevo, casi, il politico in questi generale. In questi casi noi parliamo di un monopolio che dura da almeno 35 anni. Parliamo di una discarica che è parliamo di una discarica che è di circa 200 ettari e che ha smaltito in 35 anni 40 milioni di tonnellate di rifiuti, con l'aggravante che di questi 40 milioni di tonnellate di rifiuti la maggior parte sono tal quale, quindi monnezza altamente inquinante. Ecco, questo è un punto su cui chi ha governato la Regione Lazio, il Comune di Roma, almeno negli ultimi 20 anni, dovrebbe dare una risposta non tanto giudiziaria ma politica. Politica, quindi abbiamo i politici, Sveva Belviso e l'onorevole Filiberto Zaratti, assessore all'ambiente nella Giunta Marrazzo. Onorevole, si sapeva niente? Cascati tutti dal pero? Oppure, mi scusi, oppure, ma attenzione, nessuno qui si mette a fare tribunali, ci mancherebbe altro, mai nella vita, però è cercare di capire che cosa non funzionasse, che cosa fosse inceppato. Cioè noi facevamo da bravi tutta la raccolta differenziata, come è giusto fare, tra poco ce lo dirà Legambiente, e tutto questo finiva alla fine in una grande marmellata putrida generale? Ma guardi, cioè io sono stato, come dire, coprotagonista di quegli anni, mio malgrado, perché dalle intercettazioni emerge il fatto che Cerroni aveva orchestrato una campagna di stampa contro di me proprio perché mi opponevo, diciamo così, a questi suoi progetti. In modo particolare mi si accusava che i miei uffici avessero dato la valutazione di impatto ambientale negativa per l'inceneritore di Albano, mi si accusava del fatto che ero contro l'apertura di una nuova discarica a Monti dell'Ortaccio, di essere stato contrario all'autorizzazione dei nuovi gassificatori a Malagrotta e testualmente in una conversazione con un funzionario della regione, il buon Cerroni dice bisogna cacciare Zaratti perché
effettivamente si poneva contro, diciamo, questi suoi disegni. Quindi diciamo, io mi sono accorto di un sistema di potere. Adesso dal punto di vista giudiziario è giusto che la magistratura faccia il suo corso e se ci sono responsabilità penali è bene che vengano accertate. Ma dal punto di vista politico, morale, io penso che quella situazione si conoscesse. Io ne ho subito le conseguenze perché ricordo in quei giorni quando si parlava della valutazione impatto ambientale fatta dal punto di vista tecnico-scientifico in modo corretto dai funzionari della Regione Lazio e questa valutazione di impatto ambientale fu addirittura ritirata e poi modificata in modo positivo. In quei giorni la campagna di stampa contro, diciamo, chi era contro i termocombustori fu feroce. E il Presidente Marrazzo che cosa diceva di tutto questo? Il Presidente Marrazzo all'interno anche, diciamo, della maggioranza di centrosinistra queste pressioni politiche nei miei confronti, nei nostri confronti furono realizzati anche da parte del Partito da una parte del Partito Democratico e il Presidente Marrazzo anche sull'onda di una campagna stampa sull'Unione Pubblica che vedeva nella realizzazione della costruzione di termovalorizzatori l'unica possibilità per non finire nell'emergenza, diciamo, simile a quella della campagna di Napoli, anche sull'onda di quella campagna Marrazzo era, diciamo, convinto in quel momento che era necessario costruire inceneritore. Io mi opponevo con forza e credo che i dati scientifici oggi mi diano non tanto le questioni politiche o giudiziarie, ma i dati scientifici mi danno ragione e di questo sono molto soddisfatto. Sveva Belviso, grazie onorevole. Qui storie proprio di redazione e ci tengo a dire, anzi vi chiamo per favore a raccolta come popolo di Twitter, perché oggi abbiamo detto Twitter libero, il tema in questo caso riguarda l'immondizia, riguarda la raccolta differenziata, riguarda quanto funzioni o quanto vi siate sentiti diversamente presi in giro da una raccolta differenziata che non era tale e quindi ti impegnava a dividere le buste, a fare attenzione, tutto allenamento che tra poco ce lo dice Legambiente fa sempre bene, però vogliamo ovviamente la vostra risposta in materia. A proposito di educazione, sentivamo oggi nella nostra redazione racconti di chi abita nella zona Prati, non limiteremo il tutto soltanto a Roma, però qualche tempo fa era partita questa ipotesi della raccolta porta a porta, c'erano dei camioncini, c'erano delle persone, solo in alcune zone di Roma e non in altre, lei mi può rispondere, era un progetto era programmato. Iniziale, programmato così, poi che fine ha fatto questa, sempre nel suo ultimo anno di vice sindaco, che fine ha fatto tutta questa buona intenzione? Nel mio ultimo anno di vice sindaco. Allora, chiaramente noi oggi siamo nel 2014, abbiamo fatto già 7 anni di amministrazione Marino. Io credo che con i cittadini dovremmo sette mesi. Io capisco che il 7 sia il numero di Roma, 7 colli, 8 colli, scusa, l'ottavo è noi oggi siamo all'ottavo mese dell'amministrazione Marino, in 9 mesi si fa un bambino. Oggi oggettivamente noi dovremmo parlare di un disservizio all'interno di una città. E voi in quanti anni avete governato a Roma? Mi scusi? Noi abbiamo perso le elezioni. No, sto parlando di quando avete governato voi. Abbiamo governato 5 anni. 5 anni. Io ho avuto una delega, la mia delega era sui servizi sociali. Ma non sto facendo una questione. No, io glielo dico, lei. Lo sa perché, sì. Le spiego. Perché chiaramente io sono stata invitata e con molto piacere vengo a rispondere ai cittadini, a confrontarci. Sì. Certo è che l'emergenza rifiuti che noi vediamo oggi nelle nostre strade, cioè l'inefficienza dell'azienda, è una cosa che ci sta da un mese. Non ci sta da 8 mesi, ci sta da un mese. E da un mese... Quello che si quello vede... Quello che abbiamo visto, sì, però questa... Non voglio interrompere, però questa... È una storia che viene un po' da prima, però questo disservizio... Mi scusi, dice... questo disservizio, cioè il disagio che sono costretti a vivere i cittadini, deriva da un'incapacità probabilmente avuta negli ultimi mesi dell'azienda. La responsabilità di controllo e di indirizzo in tal senso è tutta ed esclusiva dell'assessore e del sindaco attuali, quindi Marino, il binomio dei Marino. Ora, io mi sarei aspettata oggi qui di vedere l'amministrazione comunale, perché aspettiamo, non possiamo fare un processo un a un'amministrazione che non esiste più. Non è nel nostro stile, e se qualcuno, ci mancherebbe, io insomma conosco la sua correttezza, però se qualcuno ci dice, sì ma voi negli anni che cosa avete fatto, perché questo era, fermo restando che non credo ne abbiano interesse oggi i cittadini, credo che si siano fatte delle cose buone, altre meno buone, credo che si sarebbe dovuto dare un impulso maggiore alla raccolta differenziata, certamente e per tempo e prima. Certamente non erano mie le responsabilità all'epoca di doverlo fare. Attenzione, io le faccio queste domande come gliele farebbe un cittadino
che la vede nel ruolo di persona che ha fatto il vice sindaco di Roma, seppur nell'ultimo anno. Nessuno sta dicendo che Svevo Belviso doveva organizzare, doveva sistemare, doveva riordinare, però ci domandiamo... Però vi ho fatto delle cose, no? Nel senso... Nessuno dubita. No, nel senso, mi scusi, altro, nel senso... La delibera che prevede la raccolta differenziata a Roma è di fine 2012, è iniziata all'inizio del 2013 e sta andando avanti la raccolta in alcuni municipi, che attualmente sono 4 i municipi. Noi abbiamo trovato una raccolta al 17%, alla fine del mandato di Alemanno era comunque superiore al 30%, abbiamo trovato 33.000 cittadini serviti, oggi sono 700.000, si doveva far prima? Certamente sì, si doveva far meglio, certamente sì, ma una programmazione è stata lasciata, è stata presa da questa amministrazione, è stata mandata avanti senza un minimo di correzione né di controllo. Allora, oggi questo lo chiederemo, non possono appunto... essere e poi basta. Cioè, se un'amministrazione fa bene dappertutto, rivincere elezioni, evidentemente cose buone sono state fatte, cose sbagliate, questa probabilmente non sì, è andata perso, gran bene, dice lei, ci sarà di Alemanno, ci sarà un motivo, parliamo di Marino. Ringrazio Svevo Belviso che rilancia un tema importante, i cittadini, la città di Roma. Allora chiedo a Stefano Ciafani, voi dite, continui a dire che non parliamo solo di Roma, ma parli solo di Roma, ci ampliamo poi a tutto il resto d'Italia tra pochissimo. E anche una questione di città che sappiano gestirsi e a questo punto potremmo dire autogestirsi o siano così educate da aver capito che la differenziata è opportuna. A che punto siamo con la città di Roma? È opportuna oltre che obbligatoria per legge dal 1997. Ma Roma non ha una raccolta differenziata da città europea. Non ha una raccolta differenziata degna di questo nome perché Roma sconta un patto informale ma ben saldo che la politica romana ha sancito con la proprietà della discarica di Malegrotta, Maglio Cerroni, 20 anni fa, parlo di 20 anni fa perché diciamo, limitiamoci agli anni in cui si è votato con l'elezione diretta del sindaco. 20 anni fa in questa città si è decisa una cosa, si è siglato il cosiddetto patto del supermercato. Non la realizzazione dei tanti centri commerciali che sono fioriti intorno al raccordo anulare di Roma, ma la proprietà di Malagrotta ha proposto questo patto alla politica. Io ti faccio pagare poco la discarica e Roma ha pagato mediamente in questi 20 anni meno di 50 euro a tonnellata la discarica. Nel centro nord costa fino a 3 volte tanto. Ti faccio pagare poco, ma tu mi porti la gran parte dei rifiuti prodotti dalla città di Roma. Ed è per questo che in questi 20 anni Roma non è mai riuscita, il dato del 30% mi sembra un po' sovradimensionato, ma non è mai riuscita a superare quelle percentuali che in altre città, anche di grandi dimensioni, sono state raggiunte. Salerno sta al 70%, certo, Milano sta per arrivare al 50% grazie alla raccolta differenziata domiciliare anche dell'organico. Roma non poteva fare la raccolta differenziata perché doveva rispettare quel patto fatto con Cerroni. Questa è la prima questione. La seconda questione, Roma non poteva fare bene la raccolta differenziata perché nessuna giunta comunale negli ultimi 20 anni ha voluto mettere il naso dentro l'azienda che gestisce i rifiuti, che è AMA, che è il braccio operativo che ovviamente dovrebbe fare la raccolta differenziata, e in questi 20 anni non c'è stato mai un management adeguato a far diventare la raccolta dei rifiuti quella che si è vista negli ultimi mesi, non solo nelle ultime settimane, perché il problema dei cassonetti che diventano delle microdiscariche non c'è stato solo nel periodo di Natale, dove ovviamente la produzione dei rifiuti aumenta inevitabilmente, ma è una costante degli ultimi anni. Quindi insomma, se AMA avesse avuto un indirizzo da parte del Comune di Roma trasformando la raccolta dei rifiuti in maniera più moderna, facendo una raccolta differenziata domiciliare su tutta la città, probabilmente oggi non staremmo a parlare di quel patto, certo, e tutti i retroscena che si sono visti scritti in questi giorni sui giornali. Su questo diciamo la politica di centrosinistra e di centrodestra ha delle responsabilità su Roma paragonabili. Dopo aver chiuso 3 mesi fa la più grande discarica d'Europa, Roma potrebbe essere costretta ad esportare per anni i suoi scarti in altre regioni o all'estero e addirittura per sempre, perché non si trova gli spazi dove poterli depositare. Tutto questo noi insomma, lo approfondiremo ancora di più nella prossima parte, Massimiliano Iervolino, con altre nazioni d'Europa che fanno dai rifiuti materiale, ricavano materiale con i quali per esempio mandare avanti gli autobus, piuttosto che c'è questa immondizia che altrove profuma, da noi puzza proprio di
già lo fa di suo, ma voglio dire, ma è colpa nostra, perché ma proprio non funziona. Non funziona perché, come ha detto giustamente il rappresentante di Lega Ambiente, quel patto tra politica e imprenditoria a Roma c'è stato ed è anche giusto che lui dica che c'è stato, perché conferire i rifiuti tal quale a Malagrotta costava molto poco. Quello che cosa ha comportato, e oggi paghiamo le conseguenze, non solo che le percentuali di raccolta differenziate sono molto basse e distanti dai limiti di legge, ma che l'impiantistica necessaria a sfruttare quella raccolta differenziata e a trasformarla in materia prima seconda a Roma non c'è. Faccio un esempio per tutti. Noi a Roma abbiamo una buona raccolta sull'umido, però noi non abbiamo gli impianti per trattare l'umido, ma lo mandiamo fuori regione a trattarlo, pagando. Questo è un qualcosa che ci portiamo dietro, perché durante gli anni di Malagrotta nessuno, quindi qui c'è la responsabilità politica, ha programmato e quindi costruito quegli impianti di compostaggio per far sì che sarebbero serviti. Che sarebbero serviti per l'unico impianto di compostaggio che dovrebbe servire Roma, sta a Maccarese, che è di 30.000 tonnellate all'anno, e da anni è fermo. Questo ci fa capire che, oltre alla questione giudiziaria, c'è una questione politica di fondo. Perciò noi radicali abbiamo chiesto più volte in questi giorni una commissione d'inchiesta, proprio per indagare sulle responsabilità politiche che hanno portato Roma a quello che oggi vediamo. Allora, Maccarese per i non romani è Fregene, quindi forse Fregene è ancora più nota, comunque siamo sul litorale e quindi siamo davvero ad un passo dalla città. Tra poco anche la storia di chi fa il netturbino e tutti i giorni ha a che spartire con questo problema. Ci vediamo tra un istante, grazie. Allora, gli affari sporchi e la cattiva, pessima gestione dei rifiuti. Stiamo chiamando il Comune di Roma, per ora non riusciamo ad avere nessun rappresentante che intervenga in trasmissione, reputano per il momento di non voler intervenire e noi speriamo che nel corso di questa mezz'ora invece qualcuno decida di voler intervenire, insomma, per spiegare a maggior ragione che cosa stia accadendo. Tra poco fa erano passate le nostre grafiche dei comuni ricicloni, dei comuni che riciclano bene. Torneremo con Legambiente su questo tema, però l'onorevole Zaratti, già assessore per l'ambiente nella giunta Marrazzo, mi diceva, risottolineiamo un attimo questo sì, valore o disvalore di determinati accordi. Sì, questo patto, diciamo, sulla raccolta dei rifiuti tra il potere politico, diciamo così, e chi gestiva la discarica di Malagrotta. Però è un patto che si basa sul malaffare, però lo dobbiamo dire, perché se noi non sottolineiamo questo aspetto non ci rendiamo conto di quello che è successo a Roma. È vero che si sversava della discarica a basso costo, però gli impianti costruiti con i soldi pubblici, l'impianto di Rocca Cencia, di Via Salaria, l'impianto che era realizzato anche dallo stesso Cerroni. L'impianto di Via Salaria lo abbiamo qui proprio. Questi impianti non sono stati fatti funzionare per trattare i rifiuti, perché serviva continuare a sversare direttamente il tal quale a Malagrotta. Cioè, soldi pubblici per realizzare gli impianti sono stati spesi e sono stati buttati dalla finestra. E quando la Regione Lazio aveva la capacità di trattare circa 300.000-400.000 tonnellate di rifiuti diciamo all'anno, che non era tantissimo, era sempre comunque poco, sì, ma quegli impianti funzionavano al 10%, perché conveniva al monopolista, cioè a Cerroni, che si sversasse nella discarica. In Regione Lazio, tolto lei, nessuno diceva niente? Ma evidentemente nessuno diceva niente, perché le cose sono continuate ad andare avanti così. Diceva prima la Belviso, dice non è responsabile il comune, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Ma nessun comune e nessuna regione poteva fare davvero qualcosa quando c'era un sistema così ramificato di potere e di malaffare che impediva anche all'assessore all'ambiente, come è stato nel mio caso, di fare la valutazione di impatto ambientale scientifica oggettiva negativa.
noi, se partiamo da questo presupposto, ci rendiamo conto di un sistema di potere che stava dentro i quotidiani, i grandi giornali di questa città e determinava l'opinione, di un sistema di potere che è arrivato dentro, diciamo, le stanze della giustizia e ha fatto sparire il faldone, come diceva lei poc'anzi. Un sistema di potere dentro i quotidiani, onorevole. Si dice oggi sui giornali che veniva orchestrata una campagna di stampa contro il sottoscritto e contro, per esempio, Stefano La Porta, che era allora subcommissario ai rifiuti, perché erano contrari al sistema di potere di Cerroni. Quindi questo si dice nell'intercettazione, quindi non lo affermo io. Quindi un sistema di potere così, come poteva permettere anche al comune di destra o di sinistra, alla regione di intervenire sul serio e concretamente per eliminare questa fonte di ricchezza? Pensate che il gruppo Cerroni, partendo da Malagrotta, perché è partito da lì con i Dodge, i vecchi camion degli anni 50 che caricavano i rifiuti e li portava lì, è riuscito a diventare un gruppo che fattura 2 miliardi di euro l'anno. Cioè, rendiamoci conto di quale tipo di affare noi ci troviamo di fronte e che questa ramificazione in tutti i poteri, diciamo, della città è una cosa che di fatto impediva di centrare quegli obiettivi e trasformare Roma in una città europea, in una città italiana, come Salerno, come Treviso, come Milano e via discorrendo. Mi dispiace, sì, sottolineo che mi dispiace che noi abbiamo invitato, mi dispiace il fatto che, pur avendo invitato sia rappresentanti dell'AMA che l'attuale assessore all'ambiente, non abbiamo ricevuto risposte, insomma, quindi stiamo parlando di situazioni e di ruoli che non possono rispondere del proprio operato. Questo ovviamente così è un peccato, perché si racconta una vicenda, non si sente l'altra parte. Prima di restituire la parola sia a Sveva Belviso che ovviamente ai Radicali Italiani con la direzione nazionale nella persona di Massimiliano Iervolino e di fare ancora un giro con Legambiente attraverso le cattive abitudini o buone del nostro paese, la nostra Giovanna Pasi. La nostra Giovanna Pasi in questa intervista nella quale ha raccolto le speranze, possiamo individuarle come tali, che qualcosa possa essere ancora fatto perché nella capitale, Roma città, si possa arrivare ad una raccolta differenziata. Vediamo insieme. È passato più di un anno da quando andammo a visitare quattro quartieri di Roma un po' speciali, guidati da un cicerone altrettanto particolare. Silvio Zaccarelli, ex operatore ecologico dell'AMA, addetto dal 2007 al 2009 alla sperimentazione della cosiddetta raccolta differenziata spinta, ovvero porta a porta, che in un solo mese portò all'incredibile risultato di oltre il 70% di differenziazione nelle zone di Colli Aniene, Decima, Massimino e Trastevere. Il sogno di estendere quell'esperienza al resto della città si infranse contro la scelta anacronistica, ma per qualcuno molto redditizia, di interrare i rifiuti in discarica, invece di considerarli una risorsa. Col risultato che oggi, a distanza di 7 anni, la capitale riesce a malapena a differenziarle il 40%, almeno stando a quanto dichiarato dai suoi amministratori. Ora che Malagrotta è chiusa da 3 mesi e il resto del re dell'immondizia fa tremare il sistema che per decenni lo ha voluto sul trono, siamo tornati dal nostro Cicerone. Con l'arresto di Cerroni speriamo che cambi sicuramente qualcosa. Rispetto al fatto della raccolta differenziata bisogna dire comunque che siamo fermi alle sperimentazioni del 2007, sperimentazioni che avevano raggiunto il 70%, ma che pare che non interessino nessuno, e quello che mi dispiace è che sembra che non interessino neanche la nuova giunta. Marino dice che abbiamo raggiunto quasi il 40% a Roma di differenziata e che si spinge ad arrivare al 65%. Perfetto, il 40% non posso discuterlo perché non so possesso dei dati attuali. Il vero problema è il 65%, per essere raggiunta ha bisogno di impianti di trattamento. Senza impianti di trattamento non si raggiunge nessuna cifra di raccolta differenziata. Torniamo anche a Trastevere, i bidoncini del porta a porta sono sempre lì, ma basta attraversare un ponte e ritroviamo i cassonetti stradali e siamo nello stesso municipio. Ma com'è possibile? Perché il servizio va avanti attraverso un'azienda e un'azienda è centralizzata ma non decentralizzata. Quindi i rifiuti grossolanamente differenziati in quei cassonetti stradali, lo sappiamo, non possono che finire in questi impianti di trattamento meccanico biologico. Da qui la piccola parte trasformata in combustibile solido va agli inceneritori di Lazio, Nord Italia e Spagna. Più della metà invece è inutilizzabile e, in mancanza di una discarica, gli scarti della capitale si esportano in altre regioni o all'estero. Quando facciamo presente che il sindaco ha cambiato anche i vertici dell'AMA... Non servono i vertici dell'AMA, ma servirebbe invece che il servizio fosse decentrato municipio per municipio. Giovanna Pasi, Sky TG24.
Municipio per municipio. Per Walter Ganapini, già presidente dell'AMA, considerato uno dei massimi esperti di rifiuti in Italia, cito un articolo della stampa.it, per risolvere la situazione e arrivare a percentuali dell'80%, basterebbe applicare per 3 mesi la raccolta differenziata spinta. Ogni diversivo astruso serve a far fallire la raccolta e ad aumentare i costi. Chiedo a Legambiente, quali sono quei comuni o quelle aree dove tutto questo è partito, ha funzionato e continua a funzionare? Ma noi la scorsa estate abbiamo premiato 1600 comuni in Italia per aver rispettato la legge, per aver superato nel 2012 il 65% di differenziata finalizzata al riciclaggio. Non ci sono solo comuni medio-piccoli, ci sono anche città importanti che abbiamo già citato. Salerno, 150.000 abitanti, fa il 70% di differenziata. Non ci sono quindi solo i capoluoghi del nord Italia, che sono storicamente da almeno 10 anni l'esperienza più avanzata. Esatto. Voglio sottolineare l'esperienza di Milano, perché Roma è una metropoli e oggettivamente è ancor più complicato fare una raccolta differenziata seria rispetto anche a Salerno, insomma, che è equiparabile a un solo municipio dei 15 oggi presenti in questa città. Milano oggi sta facendo la raccolta differenziata domiciliare non solo degli imballaggi secchi ma anche della frazione organica. Nei prossimi mesi estenderà la raccolta dell'organico, dell'umido domestico, del residuo della cucina a tutta la città, e a Milano andrà a superare il 50% di raccolta differenziata, che non è il 65% previsto dalla legge al 2012, ma che è comunque una percentuale importante che proietterà Milano a, diciamo, nel panorama europeo, che prevede che al 2020 tutte le città europee debbano avviare al riciclaggio almeno il 50% dei loro rifiuti. Roma non è neanche al 40%, come ha detto il sindaco Marino. E poi, diciamo, Roma deve non solo fare la raccolta differenziata, ma deve anche costruire gli impianti, perché noi in questo momento stiamo esportando i rifiuti nelle discariche in Piemonte. Abbiamo chiuso Malagrotta finalmente, ma stiamo esportando i rifiuti romani nelle discariche a Chivasso, in provincia di Torino, e in provincia di Forlì. Sono stato personalmente in quelle iniziative pubbliche infuocate, perché i cittadini di Chivasso e della provincia di Forlì non capiscono per quale motivo debbano smaltire i rifiuti di Roma, e hanno ragione. Roma deve farsi la sua discarica, ma la discarica deve essere una cosa residuale, perché Roma deve fare gli impianti per trattare l'organico che speriamo si possa raccogliere in tutta la città, perché anche l'organico raccolto in quelle poche realtà della città di Roma in modo differenziato lo stiamo esportando nel nord-est, portando i rifiuti a centinaia di chilometri di distanza, inquinando anche, oltre che consumando gasolio inutilmente. A proposito del chilometro zero, Roma deve fare tanti impianti, deve fare tanti impianti per trattare l'organico, e deve ridurre la discarica a quello che è previsto da una direttiva europea del 1999. In discarica ci va solo il 10% residuo, cioè, il restante 90%. Io prendo i sacchetti, quelli che si sciolgono in acqua, insomma, quelli che non sono più il malefico sacchetto di plastica che resisteva 1000 anni e passa. Metto dentro sia il vetro che la plastica in un sacchetto, poi metto dentro l'umido, poi tutta la carta e il cartone, poi metto dentro quell'altro, vado e trovo il cassonetto grande, non il cassonetto piccolo, i singoli cassonetti, butto credendo di aver fatto il mio atto da cittadino per bene. E che succede? Allora, se è stato i comuni, quei comuni che fanno la pratica di rimettere tutto insieme, fanno, come dire, non solo mettono in pratica una presa in giro per i cittadini, ma creano anche un danno economico ai cittadini, perché quando i rifiuti sono separati, quei rifiuti, ci sono due strade: o li si vende a chi quei rifiuti glieli paga al comune, cioè il sistema del CONAI e gli impianti che trattano l'organico, e quindi il comune ci guadagna, oppure si fa la raccolta differenziata, li si rimette tutti insieme e li si porta in discarica pagando il proprietario della discarica. Allora, io se fossi il sindaco di una città piccola, media o grande, deciderei di praticare la prima strada, investire nella raccolta differenziata per avere indietro i soldi del sistema dei rifiuti, perché quei rifiuti raccolti in modo differenziato vengono pagati ai comuni, piuttosto che pagare per fare la raccolta differenziata, rimettere insieme e dare i soldi ai signori delle discariche. Ce ne sono tanti. A Roma c'era il signore per eccellenza, ma in giro per l'Italia ce ne sono tanti altri signori delle discariche che fanno gli assessori ai rifiuti di tante zone, purtroppo, dove la discarica continua a essere la principale opzione di gestione dei rifiuti. Sappiamo dove sono, nomi e cognomi? Beh, insomma, ce ne stanno diversi, ce ne stanno in Puglia, ce ne stanno in Sicilia, ce ne stanno in Campania, ce ne stanno in Calabria, ce n'è qualcuno anche nel nord Italia, insomma. In tutto questo noi negli Affari Sporchi, ma già l'abbiamo trattato ed è partita per prima Sky TG24 con Paolo Chiariello, con Chiara Cerqueti, non parliamo in questa puntata della Terra dei Fuochi, cioè non parliamo di quell'immondizia che diventa morte.
garantita per tutti, senza differenza di età, di ceto e di ruolo, lo vediamo. Ecco, questo vuol dire, sappiamo che cosa stia accadendo in questo momento, le immagini arrivano. Grazie alla nostra regia, Francesco Venuto al coordinamento editoriale, grazie Daniele Semeraro. Queste immagini arrivano dalla Terra dei Fuochi e noi sappiamo che oggi tutto sia mosso, sia partito, ma ci sono persone che muoiono, a cominciare da bambini che arrivano a 10 mesi. Un'informazione. E muoiono, prego. Proprio oggi in aula, in Parlamento, alla Camera, si sta discutendo il decreto sulla Terra dei Fuochi, che per la prima volta, diciamo così, nella storia di questo Paese prevede una serie di interventi organici che riguardano appunto il risanamento di quelle zone, la definizione delle aree che possono essere coltivate food o non food, quindi un decreto importante che proprio oggi è in discussione alla Camera. Massimiliano Iervolino, e sono tra un istante da Svevia Belviso, lei mi diceva poco fa una cosa molto interessante, cioè bisognerebbe premiare il cittadino che è più bravo, o comunque dovrebbe scattare una sorta di gara a fare meglio la differenziata. Premiare si intende, per esempio, creare un abbassamento delle tariffe. Sì, perché oggi ancora c'è il sistema che si paga la tariffa sui rifiuti rispetto ai metri quadri della casa o del negozio. Invece nelle maggior parti delle capitali europee si paga la tariffa puntuale, che è una tariffa basata su più differenzi meno paghi. Ecco, entrare in quest'ottica, cioè entrare anche nella tasca degli italiani e fare capire alle persone che conviene differenziare, quello è un punto fondamentale che in questo Paese non è mai stato fatto. Mi permetto di dire una cosa sulla chiusura di Malagrotta. Sì. Io in questi giorni leggo sui giornali che sia il centrodestra che il centrosinistra dicono: abbiamo chiuso noi Malagrotta, abbiamo fatto di tutto noi per chiudere Malagrotta. La verità, a mio avviso, ed avviso anche del movimento che rappresento qui, è che Malagrotta è chiusa per due semplici motivi. Il primo è grazie ai cittadini della Valle Galeria, cioè della zona dove esiste Malagrotta, che per anni hanno denunciato lo sversamento di tal quale nella discarica di Celloni alla Commissione europea. Il secondo grazie è alla Commissione europea, visto che in questi giorni, in questi mesi si continua a dire no all'Europa, basta Europa, dobbiamo dire chiaramente che oggi, se Malagrotta è chiusa, è solo grazie all'intervento di Bruxelles, che ha aperto una procedura di infrazione, che oggi è alla Corte di Giustizia europea, che non riguarda solo la discarica di Malagrotta. No, questo non lo dice nessuno, ma riguarda anche altre 5 discariche del Lazio, dove si continua a buttare tal quale, quindi si continua a produrre inquinamento. Questa questione delle altre discariche del Lazio, tra cui Borgo Montello a Latina, l'Inviolata, Albano e tutto il resto, non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Di chi sono proprietà di queste discariche? Parecchie di Ceroni, però non interessa a nessuno. Però il punto è che la politica, non è vero che su questa questione non può fare niente, non ha potuto far niente perché di fronte aveva un privato con un potere enorme, ma doveva fare una semplice cosa: far rispettare le leggi e non bypassarle tramite la famosa parola che ha creato tanti disastri in questo Paese, deroga alle leggi. Basta con le deroghe, le leggi ci sono per essere rispettate. Non deroghiamo dal tema, allora andiamo a vedere le risposte via Twitter. Poi sono da Svevia Belviso, lo ricordo, capogruppo Nuovo Centrodestra al Consiglio Comunale di Roma, è stata vice sindaco di Roma nell'ultimo anno. Strano che la richiesta d'arresto di Cerroni sia sparita a marzo del 2013, proprio sotto le elezioni comunali. Dante Mancinelli, ne abbiamo parlato poco fa proprio con la nostra Chiara Cerqueti. Molto spesso il problema rifiuti è colpa della nostra inciviltà. Oggi dicono tutti cosa bisognava fare. Strano siano gli stessi che a suo tempo non hanno fatto. Belviso, e questo è un... voi siete abituati, come facenti parte della politica, a sentirvi dire non avete fatto, dovevate fare prima, però... Poi i nodi vengono al pettine, purtroppo, anche perché vivere in un'area dove c'è una discarica o facente ruolo di tale è un incubo. Ci sono dei momenti in cui non puoi uscire dalla porta perché ti senti male. Perché, tenendo conto, poi voi ne vivete direttamente le conseguenze, no? Anche perché avete qui anche un centro di smaltimento che comunque non dà
profumi, diciamo. No, ma l'abbiamo detto anche al sindaco Alemanno più volte quando è venuto qui ed era sindaco, così come l'abbiamo detto al sindaco Marino. Lo sa che cosa credo io? Io faccio politica, ormai sono 13 anni, ho iniziato in un municipio di Roma e piano piano ho fatto tutta la gavetta. Sono passata dai miei 273 voti, dico sempre santi benedetti, degli amici, i compagni di classe e quant'altro di quando andavo a scuola, a 12.000. Sì. Questo perché la credibilità è un assegno non trasferibile. Quindi quando si dice... Però mi parli dell'immondizia, la prego. Mi perdoni, sì, ecco, arrivo proprio a questo. Certo. Quando si dice non avete fatto, non avete detto, io credo che ognuno debba assumere sempre le proprie responsabilità. Ed è per questo, guardi, che io con forza sono qui a chiedere di fronte a tutti, ma proprio per il buon nome della parte della politica onesta, che si faccia chiarezza su questo fatto, perché questo sistema di potere di cui si parlava si è capito, io le posso assicurare, io l'ho capito adesso ai giornali, si è compreso che fosse un sistema estremamente diffuso ed è giusto che chiunque senza sconto alcuno di nessun colore politico paghi per questo, perché la gente non ce la fa più, ma anche nell'immaginario della gente il politico, qualunque schieramento hai, sei colpevole, sei corrotto, non è così. Io ho 3 ragazzini che sacrifico tutto il giorno per la cosa pubblica e sentire sempre comunque questa responsabilità a prescindere, le posso dire che fa male. Noi come tanti cittadini che sono a casa, io sono qui a pregare che si faccia, ma senza sconto a una persona, chiunque è responsabile di questo. È vero quello che si diceva, noi quando siamo arrivati, e poi non entro nel merito, ripeto, delle singole cose fatte, non glielo posso dire perché non le ho seguite e non lo so. Quando noi siamo arrivati abbiamo trovato questi impianti per lo smaltimento al 30% dopo tantissimi anni, quindi ha ragione chi dice che interesse c'era, magari non ci aveva ragionato, però era così, che interesse c'era a non farli funzionare. Oggi di base sono pochi, perché comunque sono 2 sotto le insegne di Ama, ma comunque oggi funzionano nel corso del tempo. Poi ci possono stare dei problemi relativi all'ultimo periodo, ma comunque il funzionamento che abbiamo trovato al 30%, oggi comunque è vicino alla piena funzionalità. Però c'è, e le dico una cosa, il perché oggi non c'è nessuno qui del comune, voi avete invitato Ama, perché oggi anche sui giornali, cioè dopo 2 mesi e mezzo in cui il sindaco Marino si è preso per scegliere il nuovo management, perché lui ha detto l'Ama non funziona, quando è uscito per le strade ha detto non funziona, ci sono rifiuti, è uno scandalo, cambiamo il management. Hanno fatto decadere il vecchio e dopodiché si è creato il disservizio importante, perché non c'era più controllo, chiaramente non c'era più il CDA, a prescindere fosse nominato da noi, ma non c'era. Dopo 2 mesi e mezzo si è assunto la responsabilità di scegliere il nuovo management, dove ha fuso le funzioni dell'amministratore delegato e del presidente, dicendo ridotto le poltrone, no, hai tolto le funzionalità perché il presidente deve controllare. Gli ha scelto una persona indagata, mi scusi, questo... con un rinvio a giudizio per trattamento illecito di rifiuti. Non, posso dire una cosa su Ama? Prego. Perché insomma, questo è un paese che dimentica molto, molto velocemente. L'Ama della gestione della giunta Alemanno è l'Ama della Parentopoli. Cioè l'ex amministratore delegato di Ama ai tempi di Alemanno, Panzironi, diciamo, è stato oggetto, diciamo, di una serie di attività di indagine su come venivano fatte le assunzioni all'interno di Ama. È abbastanza, devo dire, è abbastanza scocciante sentir, come dire, dare sempre la responsabilità ad altri quando tutte le parti politiche sono come dire, responsabili di questa situazione. Tra pochi secondi. No, io voglio fare solo un appello. Domani in Consiglio Comunale c'è la discussione e la votazione di una delibera importantissima presentata dal consigliere radicale Riccardo Maggi, una delibera per la trasparenza sul ciclo dei rifiuti. Ora io faccio un appello innanzitutto all'opposizione, che so che ha presentato un centinaio di emendamenti e vuole fare ostruzionismo su questo. Io credo che quello sia il primo passo per far sì che questo ciclo dei rifiuti a Roma sia trasparente, e quindi quello è il primo passo per superare il sistema Cerroni. Belviso, lei voleva rispondere? Noi questa delibera la voteremo, perché è intelligente e assolutamente utile di avere conferma trasversale. Per quanto riguarda, che c'entra? Allora, Marino ha fatto il mito del curriculum, dobbiamo fare l'accesso agli atti per averlo. Parentopoli c'è stata, c'è un'indagine, una pagina bruttissima dell'amministrazione, si sarebbe dovuto puntare al merito, le leggi evidentemente lo consentivano, anche lì c'è comunque qualcosa che va in corso. Posso assicurare che se il centrodestra rigovernerà la città sarà solo sul merito. Allora, io ho salvato lo Roma e sono l'oracolo, ovviamente non sto parlando io, ma parla Manlio Cerroni.
Io ho salvato Roma dal caos rifiuti, in questa materia sono l'oracolo. Così Manlio Cerroni, proprietario della discarica di Malagrotta, si è difeso nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, durato circa 3 ore. Lo vediamo. Cerroni, grazie a tutti i miei ospiti, noi ci vediamo domani, 15.03, puntuali come sempre. Grazie.